Un saluto da Radio Centuzzo. Grazie, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo in un fact time pasquale. Se vi stai chiedendo perché ho saltato, perché volevo fare un po' la gazzella di turno. Innanzitutto auguro una felice Pasqua a padre, mamma, nonni, fratelli, zie, cognati e cognate. E vi volevo subito ringraziare perché nel giro di una settimana da 800 iscritti siamo arrivati a ben 900 iscritti. Ragazzi, veramente vi ringrazio di cuore perché stiamo quasi arrivando al primo traguardo mio, cioè i 1000 iscritti. Quindi condividete, diffondete la parola, condividete mamme, noi, zie, parenti. Detto questo, quest'anno ho ricevuto solo due uova. Il primo è questo, come potete vedere è un uovo veramente bello, buono, bello solido, pure duro. Dopo potrebbe nascere un pulcino. Il secondo che mi hanno regalato, ragazzi, è un uovo di Pasqua delle principesse. La principessa dei sogni, Alicel. Adesso lo andiamo ad aprire insieme a voi. Ai! Sicuramente un bernoccolo mi escerà. Oddio, finalmente si è aperto. Facciamo tutta questa carta, facciamo una specie di unboxing dell'uovo. L'uovo si presenta così, ragazzi. Come potete vedere, un uovo veramente tondo, che questo uovo è grande quanto la mia testa, praticamente. Cacciamo questa specie di coppa che a noi non serve, dato che noi non ci dobbiamo ubriacare. Non ho idea di come andarla ad aprire. Col semplice colpo alla testa, no? Oddio di testa, oddio di testa! Boom! Voi non ci crederete, ma l'uovo non si è rotto. Questa è la mia testata. Questa è la mia testata, ancora non si è rotta. A me la cosa che mi piace più delle uova è la sorpresina. Questa è la sorpresina dei miei sogni. Ciò che avevo proprio sognato da quando sono nato. Questo è uno specchio e un pettine. Lo potete vedere, lo specchio e la spazzola funzionano alla grandissima, perché mi stanno facendo diventare un sex symbol. Faremo un giveaway per questo, quindi restate attivi. Direi di passare al fuck you time invece, che abbiamo ben 5 domande. Ieri ho fatto una domanda sulla mia pagina Facebook dove chiedevo alcune domande per un fuck pasquale. Mi hanno risposto alcuni, quindi ringrazio chi mi ha risposto. Sta crescendo un bernoccolo qua, eccolo qua, lo sento. Pam pam. Andiamo alla prima domanda che ce la fa Killer Game. Non riesco a capire una cosa, ma se ho cane ha una penna, di chi è la penna? Del signor Ocane. Volevi! Passiamo alla prossima domanda che ce la fa Christian, che ci dice: fuck, farei dei raduni? Non credo ancora di essere così tanto conosciuto da fare dei raduni, anche perché abito in una città in culo all'Italia. Però chi lo sa, un giorno potrebbe accadere, quindi restate sintonizzati. Radio Geduzzo 102.5. La prossima domanda ce la fa su un altro Christian, però stavolta ci chiede: fuck, che cantante ascolti? Io in generale non ho un cantante predefinito che ascolto, però mi piace molto J-Ax e simpatizzo anche per Rocco Hunt, anche se mi piace anche ascoltare qualche canzone dance di queste qua, di queste nuove che stanno uscendo, perché a me piace veramente la canzone quella che fa. J-Ax mi piace veramente molto perché lo seguivo fin quando faceva parte degli articoli 31. La prossima domanda ce la fa Prodeck Profile, che ci chiede: fare Life is Strange o qualche serie figa? Sì, ho intenzione di portare un gioco che si è un po' perso negli anni, ovvero Outlast. Tutti ne hanno parlato bene, a quel che ho capito è un gioco horror, anche se personalmente ancora non l'ho provato. Beh, mi piacerebbe molto portare questo gioco, quindi cosa ne pensate voi? Scrivetelo nei commenti. Siamo arrivati alla fatidica domanda, perché più di uno mi ha chiesto come è nato il nome di Ceduzzo. Infatti, come potete vedere, sia Andrea che Nicola ci chiedono come è nato il nome di Ceduzzo, o meno cosa significa. Adesso vi farò vedere un'immagine qui accanto a me di una foto da me da bimbo minchia del 2008-2009, 2010, non ricordo. Come potete vedere, ho i capelli a forma di cresta come i polli, che poi ho associato alla cresta di un pappagallo. Quindi riepilogando: cresta uguale pappagallo, pappagallo uguale uccello, e fin qui ci siamo arrivati. Nel mio dialetto uccello si dice Ceduzzo, ed è qui che ho deciso di chiamarmi in quel modo. Anche su Facebook mi chiamavo così nel tardo 2009. Vi ricordate l'era degli intermezzi tra il nome e il cognome? Esatto, io su Facebook mi chiamavo nome Ceduzzo
e il cognome. E praticamente mi sono portato questa specie di nome per circa 10 anni e ancora sto continuando. Ed ecco vi spiegato come è nato questa specie di nome, che se poi mi cercate su Google scoprirete tante cose. Vi lascio con questa suspense. Vabbè ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video, trovate tutti i link dei social in descrizione, commentate scrivendomi altre domande hashtag fuck e scrivete la vostra domanda. Buona Pasqua ancora, qui da Voce Duce è tutto, bella ragazzi, buona cioccolata. Vabbè pure tu, tieni.